Belle le serie in lingua originale, le espressioni, l'intensità, i modi di dire e la voce reale degli attori. Tutto fantastico, ma quanto rompe il c***o vedersi una serie in una lingua diversa dalla nostra? Negli ultimi giorni tutto il fandom italiano di The Last of Us ha avuto una brutta sorpresa. Il settimo episodio della serie, nata da uno dei videogiochi più parlati e chiacchierati del momento, non avrà il doppiaggio in italiano. Questo a causa di uno sciopero dei doppiatori, assistenti al doppiaggio, stuntmen e altri professionisti del settore. Nel frattempo, facciamoci una partita. La protesta è stata indetta dall'Associazione Nazionale dei Doppiatori. Ma qual è il vero motivo? Lo sciopero è iniziato il 21 febbraio e quello che l'Associazione Nazionale Doppiatori chiede, a gran voce, è il rinnovo del contratto collettivo che è sostanzialmente rimasto invariato dal 2008, sperando in una nuova regolamentazione dei ritmi di lavoro e in salari più elevati. Se prima il cinema infatti era visto come un settore magico dal budget praticamente illimitato, adesso a causa delle piattaforme in streaming i ritmi di lavoro sono diventati veramente stressanti e non possono essere regolamentati da leggi vecchie più di 15 anni. Come se non bastasse, il mondo del cinema adesso è anche minacciato dalle intelligenze artificiali, che potrebbero quindi avere un impatto anche in questo settore. Secondo il presidente dell'Associazione dei Direttori di Doppiaggio, in molti casi i doppiatori sarebbero obbligati a cedere i diritti delle loro voci a delle compagnie di intelligenza artificiale, al fine del loro sampling. Poverini! Torniamo però alla serie di The Last of Us. Purtroppo non abbiamo buone notizie per gli appassionati, infatti questo sciopero potrebbe andare avanti anche ben oltre l'uscita del prossimo episodio. È una vera disgrazia! Ma come supportiamo gli artisti che prestano le loro voci ai nostri personaggi del cuore? Beh, di sicuro noi non guarderemo la serie finché non verranno ascoltate le proteste dei nostri doppiatori. Nel frattempo, c'è il gioco alla play, ovviamente. E tu da che parte stai? Guarderai la versione sottotitolata in inglese oppure aspetterai la versione doppiata in italiano? Nel frattempo, ti consigliamo di iscriverti al canale di Bonze TV. O potremmo iniziare a scioperare anche noi.